osservare realmente la Costituzione italiana. Terminata la prima seduta, quella di insediamento, un po' di emozione, ma era giusto che ci fosse. Questi primi giorni, insomma, di presa visione della macchina amministrativa, come sono andati? Allora, mi aspettavo un'accoglienza così bella e positiva anche da parte degli impiegati, sono sempre disponibili e quindi sono contenta di questo. Il mio percorso è tutto in salita, c'è tanto da imparare, c'è tanto da studiare, quindi sono pronta a mettermi al lavoro. L'ho già iniziato a fare da questi 8 giorni e abbiamo già avuto delle piccole difficoltà, le stiamo superando e ho una squadra forte, tenace, unita e quindi grazie a loro stiamo andando veramente avanti. E sono veramente contenta, anzi onorata e ancora più convinta del mio percorso. In salita sì, ma penso di potercela fare. Voglio onorare questo mio mandato, voglio soddisfare la gente, voglio che Montedorisio si senta onorata del suo sindaco e voglio anche far vedere quanto è importante e quante belle persone ci sono in questo paese, nei paesi appunto limitrofi o comunque in tutti i paesi confinanti. C'è una giunta con due componenti che sono stati nominati per 2 anni e mezzo che poi si invertiranno alla carica di vice sindaco, sì. Se non sbaglio, come mai questa scelta? Allora, sono 3 ragazzi che hanno ottenuto una 111 voti, l'altra doveva essere 108 voti, Maria Chiara Del Gianco, che comunque non se la sentiva, quindi per scelta hanno trovato questo comune accordo. Sono ragazzi giovani, volenterosi e pieni di cose di voglia di fare, quindi mi sembrava giusto premiare non solo i voti, perché era giusto comunque per merito ricoprire questo ruolo, ma anche premiare le competenze e la voglia di fare. Sono ragazzi che vogliono continuare proprio questo percorso al di là di questi 5 anni, quindi stanno cercando di unirsi e di continuare a lavorare per Montedorisio, non solo in questi 5 anni, ma anche nei prossimi. Lo aveva detto in campagna elettorale, l'ho ripetuto questa sera, vuole essere il sindaco di tutti, sì. Un paese che insomma è arrivate le elezioni con qualche patema d'animo, la lista esclusa, quindi insomma una competizione un po' così, però lei ha detto vuole cercare di riunire un po' tutte le anime di Montedorisio. Esatto, questo è uno dei miei obiettivi, ritornare ad avere una Montedorisio unita, non divisa, ma appunto non enfatizzare questa divisione, ma aiutare proprio nell'unione. E io credo tantissimo nell'unione, perché so che questa è una forza per noi e quindi dobbiamo lavorare in questo modo. Quindi ringrazio tutti i cittadini che comunque si sono già operati, sono già attivi, fanno segnalazioni, ci aiutano, abbiamo fatto una giornata ecologica, abbiamo visto molta gente che vuole partecipare, le associazioni che comunque sono il motore del nostro paese, che sono già attivi per gli eventi pubblici, quindi sono tutti feedback positivi e quindi vuol dire che effettivamente questo paese ha voglia di tornare all'unione, ad essere un paese unico e unito, e io sono qui a disposizione. Tra i tanti temi che dovrete affrontare c'è sicuramente quello del Civeta, che è un tema attualissimo con le ultime notizie di cronaca, e insomma state sul pezzo su questo argomento. Siamo molto attenti e sicuramente anche in questa situazione io sono molto presente. Appena è successo l'incendio ci siamo recati sul posto, perché era gravissimo quello che era successo. Voglio tutelare il mio ambiente, voglio tutelare gli abitanti di Montedorisio e il nostro territorio, perché il nostro territorio è veramente uno dei più belli. Primo consiglio comunale, il sindaco nel suo breve discorso vi ha chiesto collaborazione, di essere un'opposizione costruttiva ed è pronta a raccogliere quelle che saranno le proposte per Montedorisio. Voi siete pronti a raccogliere, ecco, questo invito? Certo, certo, come abbiamo sempre detto, vogliamo fare sempre, sarà un'opposizione giusta, ci teniamo a farla, forse sarà la prima negli ultimi 30 anni, ci crediamo, vogliamo veramente dare il nostro contributo al massimo. Da quando siamo stati eletti consiglieri già abbiamo ricevuto diverse telefonate, diverse chiamate, e quanto pare i cittadini sperano nel nostro lavoro. Niente, daremo una risposta subito al paese, quindi ci saremo e andremo avanti. C'è un gruppo nuovo, siete alla prima esperienza in consiglio? Siamo tutti alla prima esperienza, nonostante abbiamo perso le selezioni, però abbiamo avuto comunque un risultato abbastanza soddisfacente, perché comunque 351 preferenze, una lista fatta a soli 15 giorni prima della presentazione delle liste, quindi è stato un lavoro
tutto sommato soddisfacente, siamo soddisfatti. Mi aspettano 5 anni di lavoro, insomma, in cui sarete da pungolo all'amministrazione di Fabio. Sì,